Allora, a Roberto Rigato, direttore, allora gli facciamo rispondere subito o no? Gli facciamo rispondere subito. Buonasera, io volevo sviluppare argomenti, quindi leggerò solo i titoli e non li sviluppo. Pensavo, mi chiedo sempre cosa c'è peggio del banchiere o dell'assicuratore, adesso lo so, Quaresimi. Allora, sistema a rete, ne avete parlato tanto, dico solo una parola. Noi come banche di credito cooperativo siamo una realtà locale. La nostra banca ha un giro d'affari di 1.000 milioni di euro, di cui 400 milioni sono impieghi, 800 miliardi di vecchie lire, molti dei quali in Valleugra. Non so se è colpa nostra, probabilmente è colpa nostra che ci proponiamo male alle istituzioni, però non riusciamo a dialogare in modo univoco. Parliamo con gli artigiani, associazioni artigiani, CNA, agricoltori, sindaci. Manca una rete che ci colleghi per portare avanti progetti comuni. Manca. Forse è più colpa nostra, probabilmente, però lo sentiamo, ne discutiamo con le associazioni di categoria. Guardate, proprio in un secondo. Le ho scritte prima. Gli stakeholder, cioè i soggetti di riferimento, provincia, comuni, associazioni di categoria, sindacati, camera di commercio, IPA, grandi imprenditori con grandi idee, banche, associazioni di volontariato, comunità montane, cioè bisogna metterle insieme tutte queste cose qua, poche ma sentite parole. Banche, in questo momento qua tutti ce l'hanno con le banche, è vero, le banche hanno grandi colpe, non le banche locali, e non sponsorizzo la mia banca o le banche di credito cooperativo. E ne hanno fatte tante, ne hanno fatte di tutti i colori, ne stanno facendo di peggio perché la crisi deriva dai derivati. Ne stanno facendo. Allora, nel 2010 i derivati in circolazione erano pari a 6 volte il prodotto interno lordo mondiale, una cosa pazzesca, una bomba atomica. E sono state ferme un attimino perché non le potevano fare. E in Europa il sistema bancario europeo nel 2011 ha prodotto derivati pari all'intero PIL italiano. Una cosa, ne fanno più di prima. 2011 è cresciuto del 33% sul 2010, è pazzesco. Allora, chi è che li vende? Allora, noi siamo soggetti vigilati, siamo piccole banche, facciamo operazioni semplici. No, no, le spiego, per statuto noi non li possiamo fare. Anzi, potremmo farli, ma non li abbiamo mai fatti. Derivati speculativi, non di copertura. Quelli sono una cosa semplicissima e onesta. E le banche guadagnano poco. Sui derivati finanziari le banche guadagnano l'ira di Dio. Le grandi banche devono vendere derivati per fare utili, se no è la fine. È una cosa incredibile. Allora, è sempre colpa della Banca Alto Vicentino e banche di credito cooperativo, perché noi non riusciamo a spiegare bene al territorio che i risparmiatori locali, i risparmi dei locali, adesso non tutti non pretendono, non lo pretendiamo, ma non devono andare in fondi comuni immobiliari americani, cinesi, un po' di più devono restare qua perché ci permettono di fare finanza. A volte sbagliamo, dovremmo essere più generosi, ma dobbiamo stare attenti a come rischiamo. Quanta ricchezza del nostro territorio se ne va fuori? Allora adesso è il momento, adesso è un po' passato, fino a un mese fa avevamo tante richieste di trasferire soldi all'estero, in Svizzera in particolare, e spiegare al cliente che se il problema è rischio euro, apri un conto in divisa estera nella mia banca, tienimi qua i soldi e con la liquidità che ho finanzio opere. Adesso si sa, i grandi istituti tirano indietro e noi abbiamo bisogno di liquidità, quindi appello è comuni del territorio, cittadini del territorio, portateci i vostri soldi. Non investiamo in derivati con rischi enormi di perdita, prodotti semplici, e quindi riusciamo a finanziare la cooperativa Prisma. Anzi, vogliamo finanziarla, però non ci può far lavorare in perdita la cooperativa Prisma, è quello che vuole. 2% di perdita. E provo a finire. Comunque la situazione del sistema finanziario internazionale è una cosa che fa rabbrividire in termini di prospettiva. Non è un problema che noi locali possiamo risolvere. Come diceva giustamente lei del sindacato CISL, bisogna sederci e pensare a cosa succederà, ma in tempi molto brevi.
Noi, per esempio, 9 banche di credito cooperativo che insieme a Popolare Vicenza e Popolare di Marostica costituiamo le banche locali della provincia, siamo chi più chi meno in grande difficoltà sia di liquidità, qualcuno di patrimonializzazione, il credito cooperativo no, per fortuna, quindi può ancora fare finanza, mi auguro pertanto, ma il territorio ci deve aiutare. Oggi noi troviamo a dover sopportare richieste di municipalizzate, di enti, comunque anche del pubblico, che vengono declinate dalle banche che fino a ieri, lo dico, non mi vergogno a dirlo, grandi banche finanziavano e oggi non finanziano più. Facciamo anche noi qualche piccolo errore, come banche locali, ma sono piccoli, che siamo sul territorio, quindi lo vengono a sapere tutti subito. Nessuno parla degli errori enormi delle grandi banche. Un accenno alla sostenibilità, che ci preoccupa molto. Mercoledì sera c'erano i direttori del BCC convocati in una sede in riunione mensile, c'era l'assessore Tomasi del Comune di Vicenza che ci ha dato il numero di quanti disoccupati di Vicenza gestisce il suo sportello, ci ha detto quante persone piangono, quante persone che devono farsi dare i 2 euro per andare in biblioteca a mandare via i curricula perché non hanno i 2 euro, una situazione disastrosa. Sono tanti, se io ho pensato che l'1% può fare scelte drastiche, sono tanti quelli che potrebbero fare scelte drastiche. Nel dicembre del 2008, la crisi si sentiva già da settembre-ottobre 2008, il prefetto e la Banca d'Italia convocarono tutte le banche locali per parlare di ordine pubblico perché erano molto preoccupati. Oggi la situazione, qui non ci sono bambini, può parlare liberamente, i sindaci sicuramente lo sanno meglio di me, attuale ma soprattutto prospettica, preoccupa. Non so se è uscito sui giornali oggi, non l'ho letto, ieri hanno sparato una mitragliata a raffica davanti alla casa di un direttore di banca, non ero io. Però tirano le bombe all'Agenzia delle Entrate, ordine pubblico questo. Concludo. Come diceva lei, bisogna veramente sedersi e buttare giù delle idee, cioè studiare la rete, perché vabbè, è colpa delle banche, perché non è colpa di nessuno, quindi è colpa delle banche, non lo so. Però bisogna veramente sedersi e scrivere sulla carta chi è il soggetto, quali sono i soggetti che dialogano e cosa fanno. Oggi noi abbiamo liquidità da spendere. In dicembre eravamo molto tesi, perché avevamo erogato troppo credito, perché ci veniva richiesto. Speriamo di averlo erogato bene. Oggi noi abbiamo ripreso liquidità, ci sono anche pochi investimenti, c'è comunque una richiesta retail. Abbiamo liquidità, fra un po' ne avremo ancora di più. Dobbiamo riuscire a canalizzarla, perché noi non possiamo erogare una decina di milioni ad un unico soggetto, anche se ci vengono fatte richieste di questo tipo. Bisogna metterci sul tavolo e capire chi finanziamo, con che priorità. Probabilmente c'è anche la cooperativa Prisma. Una rete di relazioni. Scusate, grazie.